Buonasera e benvenuti. Questa sera andremo ad esaminare un aspetto molto particolare del mondo biologico. Parleremo del dimorfismo sessuale, il fenomeno per cui nella stessa specie animale il maschio e la femmina, quindi i due sessi, possono anche essere molto differenti tra di loro. Vedremo che ci sarà come una serie di scala dove il maschio e la femmina potranno essere uguali tra di loro, ma via via potremo esaminare tutta una serie di specie e tutta una serie di gruppi in cui invece possiamo arrivare proprio a dei casi di diversità estrema dove il maschio e la femmina sono stati addirittura classificati inizialmente come due specie totalmente differenti. Ecco che quindi andremo a esaminare molti aspetti di questo fenomeno indubbiamente particolare, ma anche molto interessante. Andremo a scoprire molte caratteristiche, molti aspetti poco noti, così come anche vari animali che molto spesso non sono particolarmente conosciuti. Ecco che quindi andremo alla scoperta di un fenomeno sicuramente molto caratteristico. Quindi di conseguenza andremo ad esaminare il dimorfismo sessuale proprio nel mondo animale. Infatti, possiamo dire che già la parola dimorfismo sessuale, se andiamo a scomporla, la possiamo suddividere in due parti. Appunto, dimorfismo sta a significare doppia forma, doppia morfè, quindi doppio aspetto esterno di questi due animali. Sessuale sta legato al fatto proprio che un sesso, quindi per esempio il sesso maschile, avrà determinate caratteristiche morfologiche, il sesso femminile avrà invece caratteristiche molto differenti che lo andrà quindi a differenziare dall'altro sesso. E vedremo che questo fenomeno è un fenomeno estremamente distribuito nel mondo animale, a tutti i gruppi di livello, quindi partendo da gruppi di invertebrati, come vedremo per esempio è molto presente negli insetti, ma vedremo che è presente anche, è molto diffuso nei pesci, molto diffuso anche negli anfibi, in vari gruppi di rettili, negli uccelli, nei mammiferi, quindi vedremo che in effetti è un fenomeno molto ampio, ad ampio spettro per quanto riguarda il mondo animale. E qui vi faccio appunto degli esempi. Possiamo vedere alcuni insetti, in particolare dei coleotteri, dove il maschio è molto differente dalla femmina, in questo caso sia per dimensioni che per queste appendici boccali estremamente sviluppate. Altro esempio negli uccelli, Anas platyrhynchos, dove il maschio è molto più colorato rispetto all'individuo di sesso femminile, che invece ha queste tinte molto più mimetiche. Analoga situazione possiamo vedere nell'anatra mandarino, nello stambecco, dove invece oltre alle dimensioni ci sono le corna, o in vari gruppi di pesci, come avremo modo di vedere. Vedremo che in tutte le immagini ci sarà una caratteristica, ci saranno due simboli, li vedete? Un simbolo di colore rosa, un simbolo di colore blu, ci aiutano proprio a capire che questo simbolo individua il sesso femminile, questo invece individuerà il sesso maschile. Quindi il simbolo del gamete femminile, o comunque se vogliamo dell'individuo femminile, sarà identificato da un cerchio rosa con una croce rivolta verso il basso, mentre invece il simbolo del sesso maschile sarà identificato sempre da un cerchio, ma stavolta con una freccia con una direzione nord-orientale, se così vogliamo dire, o in alto a destra. In effetti le differenze che possiamo scorgere proprio tra l'individuo maschile e l'individuo femminile potranno essere a vari livelli e lo andremo a vedere, esamineremo ben quattro livelli specifici. Potranno infatti essere delle differenze che potranno consistere per esempio nelle diverse dimensioni tra il maschio e la femmina, oppure potremo avere il caso di individui in cui il maschio e la femmina sono molto simili tra di loro dal punto di vista morfologico, dal punto di vista della dimensione, ma differiscono per esempio per la colorazione. Oppure potremmo avere il caso in cui o nel maschio o nella femmina, molto più spesso vedremo negli individui di sesso maschile, ci potrà essere la presenza o eventualmente l'assenza di determinate strutture, come per esempio penso alle corna, penso ai palchi, penso alle zanne, lo andremo a vedere. Un quarto caso in cui i due individui di sesso maschile e di sesso femminile saranno differenti tra di loro potrebbe essere invece
la presenza o l'assenza in uno appunto dei due animali di determinati comportamenti. In quel caso potremmo parlare, se vogliamo, di un dimorfismo di tipo etologico. Infatti, l'etologia è lo studio del comportamento animale, cioè uno dei due individui, come vedremo, potrà avere un comportamento nettamente differente dall'altro. Qui appunto possiamo osservare alcuni esempi, il caso in cui abbiamo due individui molto simili tra di loro, ma che differiscono per colorazione, e andremo proprio ad esaminare questo caso che è il pappagallo eclettico. Un altro caso, la mantis religiosa, la mantide religiosa. Le differenze tra gli individui sono invece differenze di tipo dimensionale. Differenze per esempio nel tacchino, dove invece sono presenti delle strutture, come per esempio delle penne particolarmente sviluppate, i barbicani, molto più sviluppati nell'individuo maschile piuttosto che nell'individuo femminile, dove invece per esempio sono assenti, o è il caso in cui di presenza in uno dei due sessi, per esempio nel sesso maschile, dei palchi che invece sono assenti nella femmina del cervo. Quindi sono tutti casi che andremo a vedere in maniera dettagliata. In effetti però dobbiamo specificare che molto spesso può capitare che questo fenomeno del dimorfismo sessuale possa contare non solo una delle quattro categorie, quindi una delle quattro caratteristiche che vi ho menzionato, ma possa averne più di uno. Ecco che allora, per esempio, il maschio e la femmina potranno essere molto differenti per dimensioni, ma uno dei due potrà essere molto più colorato dell'altro, e quindi avremo, per esempio, la caratteristica della differenza di dimensioni, la caratteristica cromatica, quindi la caratteristica di colorazione. L'esempio che vi posso fare è appunto quello del pavone, dove nella specie appunto Pavo cristatus il maschio non solo è nettamente più grande rispetto all'individuo femminile, ma ha anche delle colorazioni molto più vivaci. Vediamo infatti un blu particolarmente intenso che è assente nella femmina, che invece ha delle tinte, ad eccezione del collo, ha nel complesso delle tinte nettamente più mimetiche, così come le dimensioni ragguardevoli del maschio vengono raggiunte proprio grazie alla lunghezza delle penne della coda, che poi nel rituale di corteggiamento sappiamo possono costituire una sorta di semicerchio, quindi praticamente da quella che comunemente viene chiamata ruota. E in altri uccelli, per esempio, possiamo vedere questo stesso fenomeno, quindi il maschio di dimensioni nettamente maggiori rispetto alla femmina, come nel caso del fagiano, ma anche molto più colorato. Quindi molto spesso possiamo osservare proprio la commistione di queste caratteristiche che vanno a differenziarci gli individui dei due sessi. Esaminiamo quindi il primo livello di caratteristica, cioè le diverse dimensioni tra maschio e femmina. Possiamo avere due casi. Il caso in cui siano i maschi di dimensioni maggiori rispetto alle femmine. Questo, per esempio, è il caso che vale per molti mammiferi. Penso per esempio all'oxodonta africana, cioè all'elefante africano, penso per esempio ai gorilla, così come al leone marino, quindi Otaria flavescens. Sono semplicemente alcuni casi. Sono quindi dei casi in cui il maschio è di dimensioni nettamente maggiori della femmina e sono molto presenti nell'ambito dei mammiferi e nell'ambito degli uccelli. Può essere presente eventualmente anche qualche caratteristica aggiuntiva, come abbiamo detto, e quindi, per esempio, oltre ad avere il maschio molto più grande rispetto alla femmina, può per esempio, nel caso del leone, avere la criniera, come vedremo, oppure il gallo può avere la cresta, oltre ad essere quindi più grande rispetto alla gallina. E un secondo caso, sempre relativo alle maggiori dimensioni, è invece il caso opposto, in cui stavolta è la femmina ad avere dimensioni maggiori rispetto al maschio. E questo è un caso che, per esempio, trova il suo verificarsi in molti gruppi di insetti, negli aracnidi, quindi per esempio penso ai ranni, qui vi ho messo il caso dell'argiope, dove la femmina è molto più grande della ravenide maschio, quindi del ragno maschio, ma è un caso in cui
possiamo vedere anche degli anfibi con femmine più grandi rispetto al maschio. Questo caso si può manifestare anche nei rettili, nei pesci e anche in alcuni uccelli, per esempio nei falconiformi, dove la femmina e il maschio hanno dimensioni differenti. Le dimensioni sono nettamente maggiori per la femmina rispetto al maschio, e questo in realtà, dal punto di vista ecologico, ha anche un suo risvolto, cioè si è evoluto per dare a questi animali una caratteristica positiva. Avendo dimensioni differenti, di conseguenza cambierà la taglia delle prede dell'individuo maschile e dell'individuo femminile. Quindi, di conseguenza, è un modo con cui i falconiformi tendono ad evitare la competizione biologica nella stessa specie, proprio predando animali differenti, quindi occupando sostanzialmente quella che viene chiamata una nicchia ecologica differente, una per il maschio e una per la femmina. È il caso, per esempio, di molte testuggini, quindi quelle che comunemente chiameremmo le tartarughe terrestri, anche se il termine tartaruga va applicato agli individui acquatici, dei cheloni, e quindi di conseguenza le testuggini terrestri hanno in molti casi la femmina di dimensioni maggiori rispetto al maschio. Un altro caso molto diffuso e soprattutto molto noto è quello della mantide religiosa. La femmina ha dimensioni ragguardevoli rispetto agli individui di sesso maschile. Poi conosciamo anche un'altra caratteristica: la femmina dopo l'accoppiamento tende a mangiare il maschio. Ancora nel mondo degli insetti possiamo trovare questa particolare caratteristica di differenti dimensioni, e in questo caso a favore della femmina. E chiaramente uno degli esempi più diffusi, ma proprio più conosciuti, è quello delle termiti, dove la regina raggiunge anche dimensioni di quasi 10 centimetri, mentre i maschi sono invece il re a dimensioni nettamente inferiori. Ecco che in effetti poi possiamo vedere questo fenomeno anche nelle iene. In realtà la famiglia Ienide è una famiglia che conta quattro generi, dove ricordiamo che un genere è un raggruppamento di specie molto simili tra di loro dal punto di vista genetico. In particolare, la famiglia delle iene raggruppa quattro generi monospecifici. Significa che ogni genere contiene una specie. In effetti, in quasi tutte le specie di iene, che sono quattro, i maschi sono più grandi delle femmine, però nella iena maculata, quindi la specie Crocuta crocuta, c'è un'eccezione, poiché sono le femmine ad essere più grandi rispetto agli individui di sesso maschile, e tra l'altro sono le femmine ad occupare una gerarchia di dominanza che è sicuramente più alta rispetto ai maschi. Possiamo avere quindi il secondo caso, la differente colorazione tra i due sessi, cioè significa che magari i due individui sono simili di dimensioni, ma uno è nettamente più colorato dell'altro, o uno ha un colore differente dell'altro. Ecco che allora noi possiamo parlare, nell'ambito del dimorfismo sessuale, inteso come fenomeno, di un sottofenomeno che chiameremo dicromatismo sessuale, cioè significa che ci sarà una differenza dovuta alla cromia, cioè alla colorazione degli individui dei due sessi. Solitamente possiamo dire che è il maschio quello ad essere più colorato della femmina, e questo fenomeno lo vediamo in alcuni uccelli, come per esempio in molti galliformi, penso per esempio anche agli uccelli del paradiso, però ci sono dei casi in cui si può verificare il contrario, cioè è la femmina ad essere molto più colorata rispetto al maschio. Allora, in questo caso parleremo di un dimorfismo cromatico, quindi di un dicromatismo però inverso. E per esempio è il caso che si verifica nelle beccacce striate, nei falaropi, che sono gli uccelli rispettivamente che possiamo vedere nell'immagine centrale e in questa immagine sulla destra. Un terzo livello per cui il maschio può essere differente dalla femmina è quello della presenza o eventualmente assenza in uno dei due sessi di determinate strutture. A cosa mi riferisco? Mi riferisco per esempio a delle appendici boccali che possono essere presenti in alcuni coleotteri, negli individui di sesso maschile, ma non in quelli di sesso femminile. Penso per esempio alle corna di vari animali, così come penso ai palchi dei cervi.
dove appunto il maschio possiede i palchi, cosa che invece non accade negli individui di sesso femminile. Oppure penso alle zanne nei suini, dove per esempio in Sus scrofa, il cinghiale, il maschio possiede le zanne, mentre invece la femmina no. Oppure penso ancora alle piume allungate, molto colorate, o alla presenza di barbigli particolarmente sviluppati e di cresta, nel gallo, e invece che mancano nell'individuo di sesso femminile della gallina. Oppure può essere la presenza di pinne dorsali particolarmente sviluppate nel maschio ma non nella femmina, o così come in questa specie, per esempio, possiamo vedere il lobo, uno dei lobi della pinna caudale molto più sviluppato, e invece una coda di tipo omocerco, quindi con i due lobi uguali per quanto riguarda la femmina, e così via. Quindi sono tutta una serie di casi che si possono verificare. Un quarto livello è invece quello che avevamo visto prima, comportamentale, quindi di tipo ecologico. Potremmo parlare, se vogliamo, per questo fenomeno di un dimorfismo appunto etologico, cioè la presenza o assenza in uno dei due sessi di determinati comportamenti, cioè il maschio si comporta nettamente differente rispetto alla femmina o viceversa. E quindi di conseguenza questi comportamenti possono essere del tipo istinto parentale, cioè la femmina ha un istinto parentale che il maschio non ha assolutamente. Penso ad esempio al coccodrillo, un esempio, Crocodrillus niloticus, il coccodrillo del Nilo. Il maschio dopo l'accoppiamento non ha nessun ruolo nell'accudire la prole, cosa che invece fa assolutamente l'individuo di sesso femminile che scava il nido dopo la fecondazione, depone le uova e attua delle cure parentali. Dopo la nascita dei piccoli coccodrilli, quindi dopo che i piccoli coccodrilli sono sgusciati dall'uovo, ha la caratteristica proprio di aiutarli inserendoli all'interno delle sue mascelle e di trasportarli in una zona di un bacino, per esempio, che può essere un bacino fluviale, dove c'è presenza di vegetazione, dove i piccoli possono essere rifugiati. Ecco che una particolare caratteristica, diciamo una nota che è degna di essere un attimo esaminata. I primi esploratori, quando videro questo comportamento, quindi della madre che sembrava quasi mangiare i suoi piccoli proprio perché li inseriva all'interno delle sue fauci, pensarono si trattasse di un fenomeno di cannibalismo. Osservarono in effetti poi, oltre a questo fenomeno, anche il fatto che l'individuo femminile aveva delle lacrime che fuoriuscivano dagli occhi. Ecco che allora nacque il detto le lacrime di coccodrillo, cioè la madre coccodrillo prima mangia i suoi piccoli e poi piange. In realtà sono due comportamenti che non hanno a che vedere né con il cannibalismo né con delle lacrime di dolore, perché sono rispettivamente uno un comportamento istintivo parentale di protezione, di trasporto. In realtà non mangia i propri piccoli, li trasporta e li mette al sicuro, anzi nella propria bocca. Il comportamento invece, il comportamento, il fenomeno invece delle lacrime è dovuto al fatto che molti rettili, anche per esempio delle iguane marine, possono avere, anche il coccodrillo, possono avere delle ghiandole secretrici sale che aiutano a secernere proprio i sali in eccesso che magari vengono ingeriti con la dieta. Ecco che allora c'è un fenomeno lacrimale che in realtà non ha niente a che vedere con un fenomeno di dolore. Un'altra caratteristica che può essere presente in un altro gruppo animale è quella dove invece nei cavallucci marini, quindi in dei pesci appartenenti al gruppo dei Syngnathiformi, possiamo osservare proprio che il maschio a conservare le uova fecondate e, se vogliamo, a gestire la gravidanza all'interno del proprio corpo. Ecco che quindi sono dei casi in cui i due sessi hanno comportamenti nettamente differenti. Ma perché si è evoluto questo dimorfismo sessuale? Ha una sua utilità dal punto di vista evoluzionistica? Assolutamente sì. Diciamo che sicuramente ha la caratteristica principale di attrarre l'altro sesso, e in effetti è tipico di animali poligami, cioè di animali che hanno più partner sessuali nel corso della propria vita, cioè che si accoppiano, per esempio ad ogni stagione riproduttiva, con un partner differenti. Il contrario sarebbero invece gli animali monogami, dove invece il partner di sesso opposto rimane per tutto l'arco della vita, dell'esistenza dei due individui.
In effetti, il dimorfismo sessuale, in particolare la colorazione o il manifestare, quasi ostentare determinate caratteristiche, corporali da parte di uno dei due individui, come per esempio gli individui maschili, penso ai palchi del cervo, penso, alle colorazioni, di molti uccelli, serve sia nei rituali di corteggiamento, proprio per attrarre la femmina, ma serve anche, se vogliamo, ad intimorire, gli avversari dello stesso sesso. E quindi, per esempio, c'è quasi un duello anche cromatico tra due maschi, proprio per la conquista della femmina. Quindi, in realtà, questo fenomeno nasce, si è evoluto per queste caratteristiche. C'è da dire però una cosa che ha una sua particolarità, cioè sembra che queste caratteristiche che si sono sviluppate per esempio in molti maschi di essere molto più colorati delle femmine li renda sicuramente svantaggiati rispetto alle femmine, soprattutto nel caso in cui stiamo parlando di animali che sono delle prede, proprio perché essendo molto più colorati, possono essere predati molto più facilmente, sono molto più visibili. Però, questo fenomeno, dal punto di vista evolutivo, si è evoluto proprio perché, in realtà, c'è proprio un vantaggio, cioè, l'animale sì, può essere predato, però il fatto stesso che lui riesca a riprodursi e a conquistare una femmina e quindi a lasciare il suo patrimonio genetico nella progenie, sicuramente gli conferisce un vantaggio, indipendentemente dal fatto che la sua vita possa essere sicuramente minore rispetto a quella delle femmine. Pensiamo per esempio a degli animali in cui gli individui maschili possono avere degli speroni oppure le lunghe penne. Pensiamo al pavone maschio, ha una coda che raggiunge dimensioni che superano quelle di 1 metro e quindi di conseguenza anche nella fuga è sicuramente più appesantito e più impacciato rispetto a un pavone femmina. O per esempio speroni dei galli e così via. Però appunto, come per esempio possiamo vedere nel fagiano, ma anche in molti altri animali, c'è proprio una teoria che spiega questo fenomeno ed è la teoria della disabilità. Significa praticamente che per un organismo vivente, in realtà, quello che può essere il suo successo riproduttivo, in realtà conta molto di più rispetto alla sopravvivenza dell'individuo in termine temporale. Cioè, non è importante, per esempio, che il maschio di un fagiano comune, ma di qualsiasi altro animale, viva molto meno rispetto all'individuo di sesso femminile. Perché se lui, comunque, in base a questa colorazione, in base a queste caratteristiche, riesce a lasciare quanta più progenie possibile, ne ha sicuramente un vantaggio. Ecco che allora entra quello che è il concetto ecologico di fitness, cioè il successo riproduttivo, la capacità riproduttiva, la capacità di un individuo di lasciare il suo patrimonio genetico nella prole, quindi nella progenie. Un altro caso che è veramente molto interessante è quello dei casi estremi di dimorfismo sessuale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il maschio e la femmina sono veramente diversissimi, al punto che all'inizio, magari, quando sono state scoperte queste specie, sono state addirittura classificate il maschio come una specie e la femmina come un'altra specie. Solo successivamente si è scoperto che invece appartenevano alla medesima specie. Ovviamente oggi non andiamo più a basarci solamente ed esclusivamente su una descrizione meramente estetica degli individui quando si va a descrivere una nuova specie. Oggi, per avere la certezza che siano della stessa specie, si fanno per esempio delle indagini anche genetiche. Voglio sottoporvi per esempio il caso di due uccelli, l'Ecletto e l'Uia, casi in cui appunto il maschio e la femmina inizialmente vennero classificati come appartenenti a due specie totalmente diverse. Vediamo il caso appunto di questo pappagallo, il pappagallo Ecletto. È un uccello che appartiene alla famiglia degli Psittaculidi ed è l'unica genere, l'unica specie appartenente a questo genere, quindi anche questo è un genere monospecifico, cioè un genere che conta un'unica specie, che è appunto l'Eclectus roratus, o pappagallo eclettico, pappagallo Ecletto. La caratteristica è proprio che l'individuo di sesso maschile ha una colorazione verde,
mentre la femmina invece ha una colorazione rossa. In effetti le dimensioni sono molto simili, quindi sostanzialmente uguali, quindi vediamo che gli uccelli, indipendentemente dal colore, sono proprio assai similari tra di loro. E quindi di conseguenza, proprio per questo, si pensò inizialmente che fossero due specie diverse. Un secondo caso molto interessante è quello dell'Uia. L'Uia purtroppo era, dobbiamo dire, era un uccello, proprio perché si è estinto a causa dell'uomo, ed era un uccello neozelandese. In particolare era endemico, quindi significa che si trovava esclusivamente lì, di un'isola a nord, nel gruppo di isole della Nuova Zelanda. Ed era caratterizzato proprio da un estremo dimorfismo che era legato alla forma del becco tra il maschio e la femmina. Infatti, nei maschi il becco era molto simile a quello di molti altri uccelli, di molti altri gruppi di uccelli, mentre nella femmina era un becco molto prolungato e la caratteristica era proprio questo conferiva ai due individui della stessa specie, uno di sesso maschile e uno di sesso femminile, di cibarsi di prede differenti, nettamente differenti, e quindi di conseguenza di non entrare in competizione ecologica, un po' se vogliamo, come avevamo visto per le dimensioni corporali dei falconiformi di cui vi avevo parlato poc'anzi. E quindi di conseguenza proprio loro vanno ad evitare la competenza ecologica, occupano delle nicchie ecologiche differenti. Si dice appunto in ecologia. Purtroppo questa specie si è estinta agli inizi del secolo scorso, quindi agli inizi del Novecento, sia perché le penne della coda di questi uccelli venivano utilizzati, per esempio, nell'industria dei cappellini per signora, ma anche perché, essendo un uccello molto particolare, proprio per questa sua caratteristica, di questo dimorfismo estremo, veniva ricercato e cacciato per la tassidermia, cioè proprio per farne degli animali impagliati. E di qui ne vediamo proprio degli esempi. Questi sono in realtà degli individui in un museo di ornitologia e quindi sono degli individui impagliati, degli individui appunto creati tramite la tassidermia. In realtà poi questa specie, che era appunto la specie Heteraloca acutirostris, si è estinta anche a causa della deforestazione del suo habitat ad opera proprio purtroppo dei coloni inglesi che deforestando le foreste neozelandesi hanno tolto l'habitat a questo bel esemplare appunto di questa specie. Un altro esempio molto interessante è invece quello delle cocciniglie. In questo caso abbiamo anche qui un esempio di estremo dimorfismo sessuale. I maschi sono nettamente diversi dalle femmine e ne vediamo proprio qui degli esempi. I maschi sono per esempio alati, o hanno delle lunghe antenne, hanno le zampe, hanno gli occhi, cosa che invece non accade negli individui di sesso femminile, dove possono essere presenti degli occhi rudimentali, ma molto spesso sono proprio assenti, così come assenti sono le ali. Infatti possiamo dire che le femmine sono attere e le zampe sono assolutamente atrofizzate. La caratteristica è proprio che gli individui maschili possono spostarsi, mentre invece gli individui femminili vivono proprio fissati alla pianta ospite. Sono animali che sicuramente molti di voi conosceranno proprio perché tendono a parassitare per esempio il fico piuttosto che le rose, piuttosto che la vite. E di conseguenza proprio la femmina ha il solo scopo di riprodursi, quindi dopo la fecondazione tende a essere, se vogliamo, una centrale di uova e quindi una macchina per la riproduzione. Un altro caso, veramente forse tra i più estremi del mondo animale per quanto riguarda un dimorfismo sessuale di tipo estremo, è invece quello della rana pescatrice degli abissi o rana pescatrice abissale. Stiamo parlando della specie Cryptopsaras quesii. Qui addirittura veramente è pazzesco il dimorfismo che c'è tra individuo maschile ed individuo femminile, proprio perché l'individuo femminile di solito può raggiungere la dimensione di 45 centimetri di lunghezza, diciamo che varia tra i 30 e i 45 centimetri come lunghezza, però la caratteristica è proprio che l'individuo maschile invece raggiunge dimensioni al massimo di un centimetro, ha addirittura la caratteristica di essere quasi un parassita della femmina. Ne vediamo qui un esempio, proprio un'immagine schematica.
dove proprio il maschio è quasi un parassita della femmina, che invece è più simile a un pesce come lo possiamo immaginare ed interpretare. Ecco che quindi l'unica attività che svolge il maschio, che in realtà non fa altro con le sue minute dimensioni che parassitare la femmina, è proprio quella di produrre spermatozoi. Diciamo che è un po' il caso opposto a quello delle cocciniglie che abbiamo visto immediatamente prima. Lì era la femmina che era fissa, che aveva solo lo scopo riproduttivo, qua invece il maschio che ha solo lo scopo riproduttivo e che vive sempre perennemente attaccato alla femmina, che invece svolge la sua attività anche predatoria, grazie per esempio a questa appendice che utilizza proprio per simulare un'esca e poi spalancare all'improvviso le sue fauci boccali, creando appunto una specie di sottovuoto di pressione negativa che va a ingurgitare la preda. Quindi abbiamo visto molti casi estremi di dimorfismo sessuale. Ora vediamo casi meno estremi, ma anche e soprattutto più noti, però degni comunque di interesse. Uno di questi è sicuramente quello del leone, quindi stiamo parlando di uno dei più grandi predatori dell'Africa, di un mammifero, di un felino, in particolare la specie Panthera leo, quindi una specie che è molto affine alla tigre, Panthera tigris, o per esempio al leopardo, Panthera pardus, quindi sono tre specie appartenenti al genere Panthera, affini geneticamente. Nel caso del leone, il dimorfismo è molto pronunciato, perché oltre a le dimensioni maggiori in favore del maschio piuttosto che della femmina, il maschio possiede la famosissima criniera. In realtà la criniera è quindi questa massa di peli nel capo e nel collo particolarmente sviluppati, serve al leone maschio proprio per apparire più grande, soprattutto quando deve proteggere il suo branco da nemici o addirittura per intimorire altri animali che vorrebbero per esempio rubare le prede catturate dal suo branco. Penso per esempio alle iene che vogliono andare a rubare dei residui di cibo, residui di una preda in un branco di leoni, loro malgrado, e quindi di conseguenza il leone maschio appare molto più grande di quello che è proprio grazie alla criniera, cioè a questa sorta, se vogliamo, di pelliccia che cresce in realtà proprio grazie all'ormone maschile per eccellenza, che è il testosterone. Un altro caso molto noto è quello del pavone, quindi Pavo cristatus, che come abbiamo visto prima è caratterizzato, in particolare l'individuo di sesso maschile, da nette colorazioni particolarmente intense, ma anche da delle piume che tendono sia a far entrare in competizione i pavoni maschi tra di loro, ma soprattutto sono estremamente utili durante i rituali di corteggiamento per la conquista della femmina. Un altro caso molto interessante, molto carino, è quello del parrocchetto ondulato. Stiamo parlando di un piccolo pappagallo molto comune come animale da compagnia, molto diffuso, in particolare la specie Melopsittacus undulatus. E qui la caratteristica è che il maschio e la femmina sono molto molto simili per dimensioni e in realtà non c'è una colorazione che contraddistingue il maschio dalla femmina. Ma la caratteristica per distinguere, quindi la caratteristica di dimorfismo sessuale in questa specie, è proprio andando a guardare le narici di questi uccelli. E in effetti la femmina ha le narici di un colore che può essere tra il rosa e il beige, che si va nettamente a differenziare invece dalle narici di colore azzurro, blu dei maschi. Quindi in questo caso dobbiamo andare a vedere quella che si chiama la cera, cioè questa parte delle narici esterne di questi uccelli. Per esempio, qui vediamo un colore tipico di una cera di individuo femminile, qua invece la cera blu di un maschio, qui la cera di un individuo femminile appunto rosa, qui invece una cera azzurra di un maschio. La stessa cosa qui. Azzurra per un maschio, rosa per la femmina, anche qui beige per la femmina e azzurra per il maschio. Quindi è un modo, un trucco per vedere il dimorfismo sessuale in questi simpatici uccelli. Un altro esempio molto affascinante è quello del pesce combattente. Stiamo parlando della specie Betta splendens.
Quindi stiamo parlando di un piccolo pesce che raggiunge, diciamo, le dimensioni, il maschio raggiunge le dimensioni di 8-9 centimetri al massimo ed è un pesce d'acqua dolce originario del sud-est asiatico, ora estremamente diffuso e soprattutto nel mondo dell'acquariofilia, quindi degli appassionati di acquari, e si trova in particolare nel bacino idrografico del fiume Mekong, proprio in una zona che è tra la Thailandia, Cambogia e Laos. La caratteristica qual è? Che gli individui di sesso maschile hanno delle pinne dorsali, caudali e anali molto più sviluppate, molto più colorate e molto più appariscenti rispetto agli individui femminili. E qui lo vediamo in questa foto, l'individuo femminile che ha pressappoco delle dimensioni normali, delle pinne non particolarmente appariscenti, al contrario l'individuo maschile estremamente appariscente e con pinne estremamente più ampie. E quindi di conseguenza questa caratteristica serve diciamo, ha un duplice scopo. Serve sia per attrarre le femmine, chiaramente essendo molto più visibili, molto più appariscenti, ma serve anche per intimorire gli altri maschi, cioè un po' come faceva il leone, un po' come facevano altri animali, cioè per sembrare anche più grande di dimensioni e quindi creare una sorta di timore, se vogliamo, reverenziale, nel competitore sessuale. In effetti, proprio questa caratteristica di avere queste pinne particolarmente grandi serve proprio sia come difesa del maschio in caso di scontro con un altro maschio, proprio perché questo pesce si chiama combattente, proprio perché molto spesso il competitore sessuale dello stesso sesso viene addirittura ucciso, tende a morire proprio durante il combattimento, proprio durante la conquista della femmina. Chiaramente gli acquariofili, gli appassionati di ittiologia e di acquariofilia sono andati poi selezionando colori e forme delle pinne dei maschi molto appariscenti, molto particolari e qui ne vediamo proprio degli esempi. Sono stati proprio selezionati facendo degli incroci opportuni che hanno modificato sia la colorazione delle pinne dei maschi, ma anche eventualmente la forma, per esempio in queste forme più frangenti. E così via. Un altro caso molto interessante è di un pesce d'acquario, comunemente chiamato guppy, ma in realtà stiamo parlando della specie Pecilia reticulata, un pesce molto diffuso che è originario del Sud America, molto diffuso proprio perché è diffuso dal punto di vista dell'acquariofilia. In effetti l'allevamento in acquario di questa specie risale agli inizi degli anni 50 dello scorso secolo e dalla livrea originaria, anche qui come nel pesce combattente, gli acquariofili e gli allevatori sono stati in grado di selezionare, di sviluppare una grandissima varietà di code e pinne notevolmente colorate. Qui ne vediamo alcuni esempi, vediamo esempi di maschi dove c'è una grandissima varietà di colorazioni. Anche qui vediamo un individuo di sesso maschile che è di dimensioni minori rispetto a quello di sesso femminile e una pinna dorsale e anche una pinna caudale molto più sviluppate rispetto all'individuo di sesso femminile. Individui di sesso femminile che vediamo per esempio qui, che hanno la caratteristica di essere anche un po' più grandi rispetto ai maschi. E qui altri esempi, tre esempi di maschi dove pinne caudali e pinne dorsali sono molto più sviluppate. Questo pesce, poi una piccola curiosità, ha la caratteristica di essere un pesce ovoviviparo. Cosa significa? Significa che il maschio, attraverso la trasformazione di alcune sue pinne, in particolare delle pinne sulla parte ventrali, si sono trasformate fungendo quasi da organo copulatore, da organo per la riproduzione sessuale, chiamato gonopodio. È simile un po', se vogliamo, agli pterigopodi negli squali, quindi nei selaci, nei condroiti selaci, che hanno proprio due organi copulatori proprio per la riproduzione. E qui analogamente quindi avviene una fecondazione interna all'interno del corpo della femmina. La femmina trattiene le uova fecondate che si schiudono per così dire nel suo corpo e quindi poi sembra che la femmina partorisca dei piccoli vivi. Questa specie è una specie molto prolifica e proprio per questo è molto diffusa negli acquari. Un altro esempio che voglio farvi
è quello invece della tarantola. Quindi ovviamente stiamo andando invece nel grande gruppo degli artropodi e in particolare dei ragni, e nelle tarantole le femmine sono più grandi dei maschi. Il maschio generalmente è anche più snello, soprattutto nella parte addominale rispetto alla femmina. E per esempio esistono tarantole di varie specie, ma esistono tarantole nelle specie più grandi che possono raggiungere i maschi i 20 cm di lunghezza, mentre la femmina addirittura i 30 cm. Quindi un dimorfismo sessuale dimensionale. In ultimo, voglio fare un cenno al dimorfismo sessuale nella nostra specie, quindi nella specie umana, Homo sapiens, sottospecie sapiens. In effetti sappiamo che i maschi generalmente sono più pesanti rispetto alle femmine, mediamente, sono più robusti, mentre invece le femmine tendono ad avere, per esempio, un bacino più largo, più inclinato all'indietro, tendono ad avere le spalle più strette, o le femmine sempre tendono ad avere una diversa distribuzione del grasso corporeo, differenze per esempio nel timbro della voce e così via. Un'altra caratteristica, oltre ovviamente a quelle che sono le caratteristiche sessuali primarie, quindi caratteri sessuali primari, cioè gli organi genitali, e questo è ovvio in tutti gli animali, poi ci sono appunto i caratteri sessuali secondari, cioè delle caratteristiche che sono tipiche di un sesso piuttosto che dell'altro. Per esempio nell'uomo possiamo pensare alla maggiore quantità di peli nel volto, cioè alla barba, che si sviluppa proprio per esempio per l'ormone maschile che è il testosterone. Quindi di conseguenza anche nella nostra specie, seppure non particolarmente diffusa, non particolarmente visibile rispetto ad altri animali dove abbiamo visto che addirittura il dimorfismo sessuale può avere dei casi assolutamente estremi, anche nella nostra specie ci sono appunto caratteristiche di dimorfismo sessuale. Chiaramente, questo argomento è un argomento molto interessante, che ci ha consentito comunque, di vedere, varie caratteristiche, anche varie curiosità. Quindi mi auguro che vi sia stato utile, per imparare qualcosa, di nuovo e vi ringrazio per la vostra attenzione e vi do appuntamento al prossimo video. Grazie e alla prossima occasione.